Potete averlo, il fienile. È vostro. Abbiamo sbagliato qualcosa? Pensavo di aver espresso un pensiero toccante. No, un attimo, non può andarsene, Lapis. Ah, ma che cosa credevo? Ciao, zio Eddie! Ma che stai combinando, figliolo? Pensavo che stesse andando tutto a meraviglia. È successo qualcosa? Sì, cioè, non so. E tu sei a 2000 metri da terra, appeso a una donna volante. Va a casa! Perché sei andato via? Sono l'unico a non averlo fatto. Quel tontolone di tuo padre è stato il primo a voltarci le spalle e a tagliare la corda. E dopo di lui è arrivato il turno di tua zia Del. Lei e il suo compagno hanno comprato un camper e non hanno fatto altro che girovagare. Il nonno se n'è andato in Florida e ormai è diventato troppo vecchio per guidare. Io sono stato l'unico che ha provato a mantenere tutto come era prima. Sapevo cosa volesse dire essere una vera famiglia. E cosa ci ho guadagnato, eh? Niente! Forte! Oh! Lapis, lanciami su quell'aereo, ok? Cosa? Ti giuro che se ora lo lanci io! Oh! Ci rivediamo giù al fienile! Ricevuto! Oh! Così sbilanci l'aereo, ci farai schiantare a terra! Zio Andy, sono felice che a entrambi piaccia la torta! Cosa? Il cappello e sai pelare benissimo le patate e possiedi un aereo per volare. Voglio bene alle gemme, ma sono un umano anch'io. Non ho mai potuto conoscere questa parte della mia famiglia, ma adesso sì, zio Andy, io voglio essere la tua famiglia. Non è per questo che sei tornato. Oh, no! No, Steven, è meglio se ti lasci. Steven! Fluttua, tutta di me le video giochi, odore di bucato! Zio Andy! Ci è mancato un soffio, zio Andy! Sei davvero forte! Hai idea di ciò che sarebbe potuto accaderti? Che effetto avremmo avuto in famiglia se tu fossi... Scusa, senti, sono contento che tu sia salvo.